Io sono Enrico Formato, sono un ricercatore dell'Università di Napoli, Federico II, e mi occupo di urbanistica. In particolare negli ultimi 5-6 anni, in maniera specifica, mi sono occupato di studiare le questioni dello spazio pubblico, ed in particolare le questioni dello spazio pubblico aperto. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ho cercato di capire che cosa vuol dire oggi parlare di spazio pubblico pensando alle piazze, no? Le piazze, le strade della città storica. È evidente che oggi questa è una questione centrale, soprattutto perché non c'è, perché tutti hanno un ricordo di quello che è stato lo spazio pubblico nella città storica, ma tutti hanno difficoltà nel momento in cui cercano di riprodurre questa condizione all'interno della città contemporanea. Questo è un tema ancora più complicato probabilmente dalle nostre parti, perché per una serie di ragioni diciamo storiche, ma anche di ragioni molto recenti, ed in particolare penso alla questione dei centri commerciali, dei grandi mall che sono sorti nella nostra area metropolitana, sempre più quando si parla di piazza e si parla di frequentazione pubblica si tende a, come dire, a ragionare di passeggiate commerciali. Ecco, questa è una di quelle questioni sulle quali bisogna fare una riflessione, ed è una riflessione teorica innanzitutto, cioè è un ragionamento. Molto spesso noi diciamo ci facciamo una passeggiata nel centro commerciale, ma che cosa vuol dire fare una passeggiata nel centro commerciale? Vuol dire fare una passeggiata in uno spazio pubblico o no? Ecco, questa è una delle questioni dette in maniera molto semplice, ma che è una delle questioni centrali. Perché quando si fa urbanistica, alla fine il tentativo dovrebbe essere quello di costruire spazi, e soprattutto spazi pubblici. Allora, se noi continuiamo a avvitarci in questo ragionamento del centro commerciale come spazio pubblico, c'è qualcosa che quantomeno va chiarito, e sul quale diciamo la comunità, e stasera mi sembra che ci sia anche una molto interessante partecipazione, è giusto che si cominci a fare delle domande. Non è che sono delle domande che pongo io oppure che poniamo noi a Napoli per la prima volta, Sono questioni che ad esempio in America, dove la vicenda dei centri commerciali e degli spazi pubblici però di proprietà privata è stata affrontata e codificata da alcuni decenni. Tant'è vero che gli americani parlano di real public spaces, cioè spazi pubblici reali, mettendoli in tensione con quelli che sono invece i quasi public spaces, cioè gli spazi che sembrano pubblici ma non sono pubblici. Poi su questa questione cerco di tornare e di, come dire, di essere un po' più chiaro. Di contro la questione è che mentre noi abbiamo portato all'interno dei centri commerciali lo spazio pubblico, abbiamo una enorme mole e quantità di spazi che sono vuoti e quindi sarebbero degli spazi potenzialmente pubblici, degli spazi di socialità, ma che sono degli spazi molto degradati, sono degli spazi che conosciamo che si trovano, oggi trattiamo in particolare di uno spazio che si trova lungo una superstrada, ma sono anche tutti quegli spazi che una volta erano coltivati, oppure quei margini tra insediamenti, quei retri. Non torno sempre sui centri commerciali, ma è un fenomeno diciamo abbastanza rilevante. Pensate ai grandi parcheggi, no? Dei centri commerciali o dei mall, e di come questi parcheggi siano degli spazi che non hanno prestazioni dal punto di vista della qualità, anche ambientale, perché aumentano l'isola di calore, non danno permeabilità ai suoli, non sono usati nelle ore se non come parcheggi, mentre potrebbero essere usati anche in altre ore. Ecco, questo, ad esempio, questa immagine che vi faccio vedere è una foto di un outlet che è stato costruito molto recentemente ad Eboli, un outlet commerciale, in cui che cosa si vede? Si vede come il tentativo sia proprio quello di riprodurre la città della storia, ma in realtà è un tentativo che conosciamo molto bene, perché anche dalle nostre parti esiste questo fenomeno. Ma questo è finto. E si va qui per fare acquisti, cioè non è che si va qui per fare una passeggiata. Il senso di questa scenografia è quello di indurre il desiderio di acquistare, no? Questa è una cosa fondamentale.
e si trova all'interno di un recinto. In questo recinto che cosa c'è? Non c'è la possibilità, dicono gli americani, non esistono i diritti civili elementari, no? In America questa questione dei diritti civili è centrale, più che dalle nostre parti. Perché? Perché loro hanno questo confine molto netto. Cioè, se io vado all'outlet Cilento e voglio esprimere un dissenso contro l'outlet Cilento, arrivano le guardie girate e mi portano fuori. Questa è la vicenda chiave. Mentre all'interno di uno spazio pubblico reale, chiaramente esiste un potere di espressione, di costruzione dell'opinione pubblica molto più libero. Ecco, questo è un primo tentativo di chiarire quel nodo. D'altro canto, ho preso due immagini di Casoria. Un'immagine di Casoria Centro, diciamo, Corso Umberto I, in cui si vede come la qualità dello spazio pubblico diventi quasi in maniera inversamente proporzionale meno curata, no? Rispetto a altre precedenti. Ecco, questo è un classico esempio di uno spazio pubblico. Qui siamo in uno spazio pubblico e c'è una manifestazione. Bene, ok. Allora, il centro di Casoria, abbiamo detto, ha una qualità dello spazio pubblico molto minore rispetto a quello di un finto spazio pubblico, quello di un centro commerciale. D'altro canto, vedete, questa è una fotografia di un luogo che si trova ai margini di Ikea, tra Fragola e Casoria, che è la strada del Cantariello, no? La strada del Cantariello è un classico esempio di come quelli che vengono definiti brownfield, cioè i terreni scuri, i terreni non più coltivati, quindi la dismissione diventi poi anche un elemento molto problematico dal punto di vista ambientale, perché se un territorio non è utilizzato, non solo in senso pubblico ma anche per l'agricoltura come lo era una volta, è chiaramente più facile che questo territorio diventi oggetto di una serie di pratiche non positive per la comunità, che siano esse legali o meno. Ecco, io devo dire che mi sento veramente molto sinceramente di ringraziare l'amministrazione per avermi dato la possibilità di applicare quelle che sono le mie ricerche teoriche ad un territorio interessante come quello di Casoria. Applicare è una parola grossa, diciamo, ma cominciare a ragionare su questa questione. Perché Casoria, da un certo punto di vista, come gran parte dell'area metropolitana di Napoli, presenta tratti estremi, no? Una estremizzazione di questi fenomeni, dei fenomeni tipici della città contemporanea, dei problemi soprattutto tipici della città contemporanea. In questa diapositiva ho messo in raffronto la condizione urbanistica 100 anni dopo, no? 1907-2007, ed è del tutto evidente come, se solo la si guarda dal punto di vista quantitativo, la vicenda non è semplice. Apparentemente almeno l'80% del territorio libero è stato occupato da edificazione. Ecco, questa è la prima considerazione proprio di merito, che non riguarda solo Casoria, che pure ha una percentuale probabilmente ancora più alta, ma riguarda tutta l'area della prima corona nord di Napoli. Però questa è una considerazione di tipo quantitativo e questo ci aiuta fino a un certo punto. In realtà sarebbe molto utile entrare a guardare poi che cos'è quella urbanizzazione, quella forma di urbanizzazione che ha interessato l'80% dei territori che una volta erano liberi. C'è un diagramma molto famoso, che è questo qui sulla sinistra, bianco e nero, fatto da due studiosi alla fine degli anni 70, che sono Colin Rowe e Friedrich Ketter, sono due americani, che hanno disegnato sulla parte sinistra dell'immagine la città storica e sulla parte destra un pezzo di città contemporanea.
arrivando a definire questo passaggio tra la città storica e la città contemporanea come reverse city, cioè città inversa. Perché? Perché la grana dell'edificazione e il rapporto tra edificato e spazi aperti si ribalta completamente. Cioè, mentre se io vado nel centro storico ho 80 costruito e 20 di strade e di piazze, ma queste strade e piazze sono molto continue e fanno tessuto, nella città contemporanea io ho un vuoto continuo, questo nero, con una serie di piccoli episodi che sono gli edifici. Il problema è che se io guardo ancora più dentro questo vuoto, questo nero, capisco che poi questi spazi sono un insieme di recinti che non comunicano tra di loro. Ecco, un primo tentativo che abbiamo fatto con Salvatore Napolitano e con i ragazzi che collaborano con lui è stato quello di cominciare a guardare in questi spazi. Quindi sulla destra dell'immagine vedete la planimetria di Casoria e vedete colorati con differenti colori, di cui poi vi parleranno loro successivamente, la qualità degli spazi residui a Casoria, che poi tutto sommato non sono pochi, come vedete. Cioè quel grigio che apparentemente a scala macroscopica segna un'urbanizzazione diffusa e continua, in realtà è poroso, c'ha tanti vuoti all'interno, è fatto di parti che rimesse al sistema possono forse costituire un nuovo tessuto. E questa è una questione dal punto di vista urbanistico molto interessante. Ecco, su questo voglio provare a fare un'altra riflessione teorica, anche se ancora una volta come uno sfido, diciamo, provo a farla. E riguarda proprio l'urbanistica, cioè il ragionamento sull'urbanistica oggi, da un certo punto di vista. Allora, urbanistica oggi è intesa spesso come una questione di natura burocratica, no? Cioè noi sappiamo che fare un PUC è una questione di composizione di interessi, fare un PUC è una questione di regolazione del territorio, di pacchi di carte in genere. Pacchi di carte e poi cosa? Anni di peregrinazione tra uffici, osservazioni di enti che si sovrappongono. Una vicenda lunga che poi in realtà ha il problema più scottante di questa vicenda, e questo ce lo insegna forse l'intera storia repubblicana italiana, è che questa vicenda resta nei cassetti. Cioè, alla fine, che il piano sia buono o che il piano sia negativo, diciamo che la realtà ha una labile relazione con quello che poi sta nel cassetto. Cioè quello che è disegnato nel piano molto raramente diventa realtà. Fare urbanistica oggi può essere una cosa molto differente, e questa può essere la scommessa, può essere cacciare queste carte dal cassetto. Ma come? No? Innanzitutto ribaltando il punto di vista. Cioè, se in quella immagine che abbiamo visto prima abbiamo visto che la vera questione è sul vuoto, sullo spazio aperto, no? Quella immagine bianco e nero della reverse city, della città inversa, forse cominciare a ragionare sulla qualità di questo spazio, di questi spazi vuoti, è forse oggi e ancora oggi di più in tempi di crisi e quindi di necessità di cambiare alcune abitudini anche consolidate, può essere una strada innovativa e di estremo interesse. Anche per un effetto secondario, diciamo, laterale ma non secondario, cioè il fatto che poi alla fine ragionare sugli spazi aperti può portare a delle cose che si fanno realmente e delle cose che si fanno anche con un eco sulla vita della popolazione molto, molto grande, molto interessante. Allora, l'esempio che da un po' di anni per noi ricercatori è alla moda ed è interessante ed è centrale, anche perché dimostra come poi la riqualificazione di un tratto di spazio pubblico all'interno di un quartiere degradato a New York City, questa è un'immagine della High Line a New York, abbia poi rigenerato e messo in moto un meccanismo di riqualificazione anche di quei pieni, cioè degli edifici che stavano intorno. E come l'ha fatto? L'ha fatto costruendo un grande spazio pubblico che si trova sul sedime di una vecchia linea ferroviaria dismessa. Questo è diventato un nuovo asse centrale di New York attraverso un'operazione che non prevede costruzioni di nuovi edifici,
assolutamente nulla, ma prevede la rinaturazione di un pezzo lineare di città, cambiando completamente prospettiva e creando uno spazio pubblico molto molto frequentato e anche con ripercussioni di tipo ecologico molto buone su tutto il quartiere, quindi anche sulla qualità proprio ambientale. Ecco, questo è un altro esempio, è Detroit sulla sinistra e a destra c'è un parco di Parigi, fatto in un'area dismessa, Parc Bercy, in cui poi il ragionamento qual è? La questione della natura, cioè il tentativo, no, per tutta la modernità di costruire una città nella natura è un tentativo centrale, soltanto che dalle nostre parti questo tentativo si è un po' avvolto su se stesso e ha generato, diciamo, delle cose che non funzionano proprio bene. Però tutti vorrebbero vivere molto più vicino alla natura, no? Questo è il punto. Tant'è vero che non è che sono filoamericano, però bisogna guardare gli americani, perché là le cose succedono un po' prima. Gli americani oggi parlano di landscape urbanism, cioè urbanistica del paesaggio. L'urbanistica americana è oggi questa, la ricerca del rapporto col paesaggio. Tradotto in italiano si potrebbe dire urbanistica dello spazio aperto. Ecco, adesso una serie di diapositive un poco più analitiche, in cui cerco di ripercorrere in maniera un po' più ordinata quello che vi ho raccontato fino adesso, e riguardano l'argomento che Napolitano mi ha oggi chiesto di affrontare, cioè che è quello della condizione dello spazio pubblico oggi. Ecco, quindi come dire, il discorso l'abbiamo già in parte posto. Se noi pensiamo agli spazi aperti, abbiamo quattro tipi di spazi sostanzialmente, volendo essere molto schematici. Uno spazio innanzitutto che diciamo, ragioniamo proprio come su un grafico, no? In cui sulle ascisse ordinate abbiamo due coppie, pubblico e privato, e chiuso e aperto. Quindi vedete, si generano quattro quadranti. Fuori di questo è difficile pensare ad uno spazio pubblico o pseudo pubblico. Nel primo quadrante abbiamo gli spazi chiusi ma di proprietà pubblica. Cioè questo, per esempio, no? Gli spazi chiusi ma di proprietà pubblica sono gli spazi che vengono introdotti nella città con la modernità, perché prima la biblioteca era la biblioteca del vescovo, era la biblioteca del castello, non esisteva la biblioteca pubblica, non esisteva la scuola pubblica, non esisteva il museo. Queste sono le invenzioni della città moderna. Il problema è che queste invenzioni funzionano se sono messe in relazione tra loro, se non ci sono dei recinti tra l'una e le altre, se si cammina poi in un tessuto, altrimenti poi diventano dei recinti e diventa anche difficile entrare, no? Perché una delle caratteristiche della scatola pubblica è che c'è un ingresso, e questo ingresso può essere più o meno filtrato. Secondo quadrante, ne abbiamo parlato, è quello chiuso privato, cioè i cosiddetti spazi pseudo pubblici, quindi centri commerciali. Il terzo è quello aperto privato, gli outlet village, abbiamo visto prima, ma ci sono tutti i parchi a tema, no? Pensate a Disneyland, pensate a Gardaland, pensate tutte le simulazioni di parco pubblico, ma che in realtà pubblico non sono, ma sono dei parchi che vi portano poi ad un determinato obiettivo. Ed infine, quello che possiamo chiamare lo spazio pubblico reale ed aperto, cioè quello che non è recintato, è aperto ed è di proprietà pubblica. Ditemi voi come. Ok, allora, la prima coppia, pubblico-privato. E qui diciamo che mi tocca fare una riflessione chiamando in ballo un filosofo tedesco che si chiama Habermas, che è un filosofo contemporaneo della seconda metà del Novecento,
che ha affrontato la questione dello spazio pubblico in realtà non solo dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista dello spazio pubblico immateriale, cioè del luogo dove si costruisce l'opinione pubblica, no? Pensate oggi Facebook, quello è uno spazio pubblico, no? Uno spazio pubblico immateriale, in realtà non è neanche uno spazio pubblico, ma è uno spazio pseudo pubblico immateriale. Ecco, allora lui che cosa dice Habermas? L'aveva già capito negli anni 60 guardando la televisione. Dice, in realtà, affinché poi lo spazio sia veramente pubblico, c'è bisogno che sia libero. Cioè che non ci sia né l'invadenza della pubblicità, no? La pubblicità, la reclama. E quindi qui c'è un'immagine di Times Square, cioè un posto dove è pieno di cartelloni pubblicitari, né d'altro canto l'invadenza di simboli politici molto forti. L'esempio classico è quello dei regimi totalitari, dove all'interno delle piazze, no, ci sta la statua, ci sta la grande torre e ci sta il simbolo del potere. Ecco, allora una delle prime condizioni è che lo spazio pubblico in realtà si presenti in maniera quasi dimessa, no? Cioè si presenti in maniera libera. E questa è una condizione che proprio per il carattere di marginalità di molti spazi aperti della città contemporanea lo pone immediatamente come fatto interessante. Cioè i luoghi che dopo andremo a vedere oggetto di questo primo approfondimento progettuale operato dall'architetto napoletano e dai suoi collaboratori è un luogo abbandonato. Ma proprio perché è un luogo abbandonato, cioè un luogo dove non c'è l'interesse di qualcuno, non c'è l'invadenza, direbbe Habermas, di qualcuno, sia esso un potere politico o un potere legato alla commercializzazione, è un luogo che lo rende molto adatto a farci uno spazio comunitario, uno spazio libero. D'altro canto, e questo ne abbiamo già parlato, la coppia chiuso-aperto, interno-esterno, ci crea oggi dei problemi. Perché se voi vedete questa mappa, che è una mappa del Settecento, una mappa di un cartografo che si chiama Nolli, ed è un pezzo di Roma, è un pezzo della Roma settecentesca, vedete che lui disegna allo stesso modo le strade in bianco, no? E i cortili degli edifici pubblici, gli interni delle chiese. Cioè esiste anche nel disegno una continuità evidente tra l'interno e l'esterno, c'è tessuto, quello che vi ho detto all'inizio. Se invece vediamo nella città contemporanea, e questa di sotto è un'immagine, proprio questo è l'aeroporto di Capodichino, quindi è un'immagine di Casoria Sud in effetti, che cosa vediamo? Vediamo che esistono ancora naturalmente degli edifici pubblici come questo dove siamo oggi, ma questi sono come galleggianti all'interno di un territorio che è del tutto discontinuo, cioè dal punto di vista della topologia non c'è continuità tra le parti, ci stanno grandi addensamenti, delle pieghe potremmo dire, e ci sono degli strappi, degli spazi abbandonati.